L'uso che l'ego fa della colpa. L'ego ha uno scopo, proprio come ce l'ha lo Spirito Santo. Questo scopo è la paura. La mente ha i mezzi a disposizione per stare dalla parte del cielo o della terra, a sua scelta. Entrambi sono in te. Tutto ciò che genera paura provoca separazione, perché obbedisce alla legge della divisione. La colpa è più di qualcosa che non viene da Dio. È il simbolo dell'attacco a Dio. Come può una parte di Dio separarsi senza credere che lo stia attaccando? Abbiamo detto che il problema dell'autorità è basato sul concetto di usurpazione del potere di Dio. L'ego crede che questo è quello che hai fatto, perché crede di essere te. Se ti identifichi con l'ego, ti percepirai colpevole, proverai colpa e avrai paura della punizione. L'ego è letteralmente un pensiero di paura. Ascoltare la voce dell'ego significa che credi sia possibile attaccare Dio e che ne hai strappato via una parte. Questo porta alla paura della rappresaglia dall'esterno, perché la colpa è così acuta che deve essere proiettata. Qualunque cosa accetti nella tua mente è reale per te. Ho detto prima che devi imparare a pensare con Dio, cioè pensare come Dio. Questo genera gioia, non colpa, ed è naturale. La colpa è segno che quello che pensi è innaturale, è credere nel peccato. L'ego non percepisce il peccato come mancanza d'amore, ma come un positivo atto di assalto. Questo è necessario alla sopravvivenza dell'ego, perché se guardi al peccato come una mancanza, cercherai di porre immediatamente rimedio alla situazione e avrai successo. L'ego considera questo come un destino funesto, ma tu imparerai a vederlo come libertà. La mente senza colpa è sana, guarisce il corpo perché essa è stata guarita. Sappiamo già che la malattia è una forma di magia, o meglio, una soluzione magica. L'ego crede che punendo se stesso mitigherà
la punizione di Dio. Attribuisce l'intento punitivo a Dio e poi adatta questo intento come sua prerogativa. L'ego non può opporsi alle leggi di Dio, proprio come non puoi farlo tu, però può reinterpretarle in accordo con quello che vuole, al pari di te. Questo è il motivo per cui bisogna rispondere alla domanda: cosa vuoi? Tu rispondi ogni minuto e ogni secondo, e ogni decisione è un giudizio efficace, e i suoi effetti seguiranno automaticamente, finché la decisione non viene cambiata. Lo Spirito Santo, come l'ego, è una decisione. Essi sono le uniche scelte che hai. Dio ne ha creata una e tu non puoi sradicarla. Tu hai fatto l'altra, quindi puoi sradicarla. Quello che hai fatto tu può essere cambiato, perché quando non pensi con Dio, in realtà non stai pensando affatto. Non sono pensieri reali, ma puoi credere in essi. La funzione del pensiero viene da Dio ed è in Dio. Come parte del suo pensiero, non puoi essere separato da lui. I sensi di colpa mostrano che credi di poter pensare separato da lui e che lo vuoi. La colpa è inevitabile per coloro che credono che sono loro a mettere in ordine i loro pensieri e obbediscono ai loro dettami. Questo li fa sentire responsabili dei loro errori, senza riconoscere, così, che stanno reagendo irresponsabilmente. Dio stesso ordina il tuo pensiero, perché è stato creato da Lui. Se la responsabilità di cui opera il miracolo è accettare l'espiazione per se stesso, e lo è, allora la responsabilità di ciò che viene spiato non può essere tua. Lo scopo dell'espiazione è conservare il passato in forma purificata. La continua decisione a essere separato fa perdurare il senso di colpa. Ogni decisione della mente influenzerà sia il comportamento che l'esperienza. Ti aspetti quello che vuoi, e questo non è delirante. È la tua mente a fare il futuro, e lo restituirà alla piena creazione in qualunque momento, se accetterà l'espiazione.